Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video. In questo video, insieme a Marco, lui è Marco, ma già lo conoscete perché l'avete visto nei vlog, faremo gli assaggi d'IKEA. Ho già svuotato la busta, Marco, sei felice? Amore. Video era una catastrofe con Marco, me lo sento. Amore, sono molto felice, ma sono anche molto preoccupato. Ti dico solo che prima di venire qui ho chiamato il mio gastroenterologo e mi ha detto portati il Lui Gaviscon. lo fa, lui lo fa. E quindi mi sono portato il Gaviscon e uno l'ho portato anche a te. Così Grazie. se dovessimo vomitare. I regali, quelli belli. Però io mi chiedo subito una cosa mia. Eh, Non c'è un tavolo, qualcosa dove possiamo poggiare le cose, visto che dobbiamo assaggiare tutte queste schifezze? no, mo, siamo in cameretta, dove muovo il tavolo, lo tiro fuori. Ma scusa, se dovessimo sbre... come si dice? Se Ah, dovessimo no, ora ho vomitare, che ci portato vomitiamo già addosso? la busta. Ah, Ho già le ok, buste. perfetto. Allora, una a me e una a te. Marco, mo, è imparanoiato perché dice che questo non è il suo Sì, sono profilo. cesso. Amo, non mi offendo se vuoi girarti dei tre quarti. Mia, ogni volta che tu hai fatto le dirette con me, la mia, diciamo, la mia posa è dall'altra Vabbè, è parte. uguale, amo, dai, su, Vabbè, assaggiamo. Ho andiamo preso un avanti. sacco di monnezza. Allora, io ho preso un po' di tutto perché c'erano, che ne so, tipo le cose di cervo, ma cioè, mi sembra il caso. Uno, né mette saccoce, due, io non mi mangio il Il cervo. cervo, sei pazza. Quindi ho preso roba confezionata, strana. Praticamente niente, Marco è nuovo della cosa, quindi devi da assaggiare roba e dar voto. Da 1 a 10, diciamo, funziona così. Scegliete qualcosa. Ma siamo obbligati a mangiare tutto? No, assaggi, amo. Perché a mia nemmeno ho chiesto che cosa ha comprato. Ho detto, vabbè, improvvisiamo. Ho preso due succhi e tutto il resto si mangia. Regà, queste sono aperte perché erano le mie, mi piacevano e quindi ho aperte. Però tutto il resto è chiuso. Vai, amo, scegli. Scegli tu sei la No, padrona di casa, dai, comincia tu. scegli tu quello No, che no, tu vuoi. sei la padrona di No, amo, casa. dai, scegli, scelgo sempre l'ospiti. Ah, ok. Chiudo gli occhi. Chiudo l'occhio qui. Ah, mi sono la cosa più schifosa. No, che sono? Cia? Cinnamon, è cannella, amo. Ah, vabbè, sono tipo... Non so, tipo panini. Ma che ne Rotolini. E che ne so. so, io ho fatto la cieca. Rotolini di cannella. Già c'ho un'ansia, ma poi il bello, sapete qual è? Che c'ho una fame. Io vi dico solo che oggi ho digiunato per fare poi questo video. Non sembra male. Allora, assaggia prima di te. No, no, cominci prima tu. Ok. Allora, assaggiamo insieme. Mamma mia. Tiè. Buon appetito, amore. Attenzione, Grazie. è pure viscida. E Ma un pezzettino. mozzichetta, amore, assaggi e vedi com'è. Via. Non è male. Te le porti via, via. Non è Ma male. fa schifo. Vabbè, un po' pastoso. A te non piace la cannella? Per me è un no. Per me gli do un 3. Io do 5, 5 e mezzo. Non mi Dove lo piace. mettiamo? Nella busta. Butta qua su sto fazzoletto. E io mi scuso già da subito se c'ho il rossetto sui denti. Ecco. Vabbè, dai, come inizio non è stato proprio traumatico. Andiamo avanti? Mi sono incollato. Facciamo sempre, non so, la raccolta alla cieca? No, mo vai, scegli, tanto ormai hai visto tutto. No, no, in realtà io non vedo tesoro, lo sai, non vedo molto bene. Vado alla cieca. Dai, cieca. Ma che sono liquirizie? Salate. Liquore? Amo, io non mangio le cose a liquore. No, liquirisce, liquirizia là. Oddio, è vero, liquirizie. Ma Allora, salate? Marco è un mangiatore compulsivo di liquirizie. Sì. Salate non lo so. A me la liquirizia fa schifo. Fa proprio schifo. Vai, prego. Amore, io con l'unghia monca me lo metto a aprire la roba. L'unghia monca. Cioè, non so io, fa niente. Ma io mi chiedo una cosa mia. Sei una principessa. Amore, ma tu devi viziarmi, visto che sono tuo ospite. Però mi chiedo una cosa. Tu avrai fatto 1500 video, perché mi hai invitato proprio a fare gli assaggi delle Amore, schifezze? perché tu vomiti come me? Ah, bene, quindi per farmi vomitare. Perfetto, bello Vomiteremo spettacolo. insieme.
Vi ricordo che qui abbiamo la busta per il vomito. No, ne la faccio, fa l'uomo. Ne vale in peggio qua tra me e lui. Scusate, faccio subito. Fatto. Nel mentre arriva la mia madre. Buona. Un po' salata. Non le devi queste? No, non. Cioè, devi te. Ah, me le regali? No, non è male. Un po' salata. A me mi piace. Però. Ne sento diverse dalla classica liquirizia. Cioè, infatti, sono uguali. Sento un po' di sale. Io ricordo tanti anni fa. Io da un 5 perché, cioè, non mi piacciono, però non so proprio. Pensavo che erano ultra schifose. Ma non sono schifose. Mo c'ha tutti i denti neri qua. No, ma l'hai appena assaggiato un pezzettino. Oh, mi sei incarcata. Io 10 anni fa, quando sono stata a fare la vacanza studio a Swansea, un mese, una casa famiglia, ho assaggiato appunto le liquirizie salate, veramente facevano schifo, invece queste qui sono accettabili, quindi do 6. Chi è Swansea? Ho capito Fonzie, non ho capito Sconzi. Swansea si trova in Galles. Insomma, cosa sta Galles? Vabbè, andiamo avanti. E io assaggerei i biscottini di Natale, l'ho presi con la speranza che siano marci. Ma roba di Natale, così chissà. Così possiamo usare il Gaviscon. Vai. Non so scaduti, però erano solo di Natale. Ma tu hai controllato bene la scadenza? Ci tengo alla mia salute, vedi? Io scommetto tu l'hai presi perché hanno tutte queste forme carine. Mi piace il pan di zenzero. Ah, ok, vai. Raga, c'ho un colla d'ardente comunque. Quale te mangiamo? Io voglio mangiarmi l'alberello. Che carini. Ma che belli! C'hanno pure il sotto, raga. Aspettate, No, io voglio l'arennino obesa. L'arenna. Io l'albero. Guardate che carino. Pure con i cuoricini. Ma che sono, carote? Non so, magna. Che buoni. Ma si addesedano. C'ha un retrogusto strano. Sa tipo di legno. Se danno legno, stavo là, voglio dire. Ma è buono. C'ha dei micro puntini neri. Non mi piace. No. No, mo. Oh, schifo. Questo a me piace. Che gli dai? Io do 7. Io do un 3. No, pure un 2. Addirittura. Ma c'è un retrogusto strano su. Comunque tu cose schifose non le prese perché tutte cose accettabili. Questa accettabile proprio no. Peggio da il cinnamon. È un po' legnoso il sapore. Pronti a sembrare frumento, margarina, cannella, zenzero, chiodi di carofano, olio di limone. Ah, lo sai che chiodi di carofano? Li odio. No, quelli tolgono l'acidità. Tu devi ma metterli nel sugo. Ma io sei acida. Amore. Quelli tolgono l'acidità. Io l'ho quasi finito. Ne un altro? No. No, scegliamo la cieca mia. È più divertente. C'è un brutto ricordo legato ai chiodi di carofano. Esci da cieca, va. Vogliamo fare buttiamole giù? E chi vince pesca la cieca, dai. No. Paro. Mamma mia, quanto lo corroico! No, ci divertiamo! Pesca te la cieca, amore! La cieca! Vai, pesca la cieca! Sono messo tutto così! Aspetta! Oh, quello è buono! Non l'ho mangiato, ma quello secondo me è proprio buono! Marabou! Che sarebbe? Qualcosa al cioccolato? Sì, sono tipo... Barano, arpe libe di cioccolato e dentro c'è il caramello! Ah, queste dovrebbe essere buone! Io mi sto divertendo, mi sta piacendo tutto. Ma adatti a me sei rimasto il chiodo di carofano nel dente. Ma non è che c'erano i pezzi. Mamma mia. A me serve una lavanda gastrica dopo. Addirittura.
Ma hai fatto degli assaggi molto più schifosi di questi. Ma insomma. Boh, a me piace. Vado, eh. Amore, sa di mu. Mu. Sa tipo di mu, il sapore della mu. Paramirca. No, sa tipo di mu, la caramella mu. No, Tu le hai mai raga, mangiate, le mu? io con questo mo ci vado a rota, eh. Cagotto time stasera. Amore, poi ti viene il mal di pancia. Guarda, io non so se ci sarà qualcosa di più alto da dai, io per 10 io do. Addirittura 10. Io Te? do 8. Io sto aumentando con i voti. Ma a parte non penso ci sia qualcosa di più buono. Però, raga, se non è Ikea, quelli sono proprio buoni. Io direi di bere. Ma l'acqua non c'è. No, c'è quello. Ma che padrona di casa sei? Mi inviti anche mi Ma offri un l'acqua non goccio fa parte d'acqua? Ho del video, Marco. capito, però per mandare un po' giù le cose, un goccino Per d'acqua mannaggia le cose c'hai è drink l'ideale. Nippon e Moons Beat. Dai, scegli tu. Allora, ci sta Apple, pera, mela e zenzero. No, vabbè, beviamo quello. A me No, piace la pera. non capirà, a me la pera fanno al cesso, vabbè. Se vuoi beviamola dopo, che ne so. Buono il Che schifo, mi è sapore. cascata addosso. È perosa. Aspettate, mi si sta sgocciolando. Il succo è questo? Grazie. Ma un po' acida. No, non è male. È acida. Com'è acida? È acida. Sa tipo di. No, È zenzero, mo. mo è acida. Amo, è il pizzicume da zenzero. Io non sai io do, è buono. No, te so 4. Lo sai di cosa so? E Tu hai mai Marco, annusato. gusti Tu hai opposti. mai annusato tipo la suola della scarpa un po' puzzolenta? Ma il sapore è quello. Amore, sinceramente non vado in giro a usare suole di Vabbè, scarpe, però però. quando si toglie le scarpe un po' puzzolenti sente un po' quella puzza di suola. Però è vero! Vabbè, non è che io vado con la suola della scarpa così me la sniffo, però è puzzolente! Faccio. Vabbè. Mamma mia, adesso è acidissimo. Schifo, io ho paura per rosa canina là. La rosa canina, ma che hai preso? Che era rosa canina? Rosa munda qua, che cazzo è? Ah, la rosa canina è una pianta, dovrebbe essere buona. Vabbè, Sicuramente. dopo la beviamo. Pare tipo quando sta da far sugo col pelato e poi tipo per pulire la bottiglia ci metti un po' d'acqua, uguale. È il sugo dei pelati. Dai, Sto per vomitare già il pensiero. andiamo Io voglio avanti. assaggiare questo. Che Pane croccante con aneto. Non so che è aneto è? Che è però. E l'aneto? che ne so? Che è aneto, voi sapete? Se lo sapete senza aver sbirciato su Google, Ma scrivetelo qui sono tipo. sotto. Sembrano tipo i Ti ne ha semini. mangiato uccelli, eh? Tipo il mangime, proprio. Oddio. Ciao, rosetto sui denti. Tesoro, comunque che acidità sto succo di pera. Mo stasera. Io c'ho una boccaccia. Allora. Ah, ma non è pane, è tipo pane croccante. Vai. Dammi questo. Sei tu rigurgitino. Mamma, quanto è duro! Spacca i denti! Amore, è tremendo! È tipo erba cipollina! No, Pare verdura, oh. tesoro, non è quel croccante sfizioso, sai Pare lo quando. spinacio. È vero, sono di spinaci! Che schifo. Che a me le cose croccanti piacciono, ma questo è proprio. Lo spinacio. Ma no, io dico la consistenza! È duro! Spacca i denti, è uno spinacio. Ma perché hai preso sta cosa dura? Boh, mi ispirava. Oddio, c'è un retrogusto strano dopo un po'. Smetti di mangiare. Sesamo? Questi chicchetti bianchi? No, Se smetti di mangiare dopo un po' c'è un retrogusto strano. basta, lo lascio. 4. Due. Per me bottega svedese qua avvelena la gente. Ma.
Allora, andiamo avanti. Vado io? Faccio la cieca o faccio come voglio? Fa come deve fare. Ok. Ecco qui. Che sono? Non lo so. Crafferep. Crafferep. Altri wheat. Non lo so. Leggiamo, diciamo... Cerca quelli... Ida. Pasta di mandorle, buono. Sciroppo di glucosio. Coloranti. Rivestimento a base di cacao. Cacao magro. Base di cacao. Grano, uovo. Vabbè, dai. Vado, apro io. A me non mi ispirano per niente questi cosi verdi. Mi sa che è un nocciolo. Carini. Sei pronto? Sì, sì. Mamma mia, che schifo. Si è attaccato al palato, che schifo. Non mi senti. Ci vengo a darmi qualcosa da sputare. Che schifo che mio. È un cacato. Sorry. Schifo mio! Che schifo, Marco, pare vomito! Ma amore, mi sono attaccato al palato! Ah! Sembra, la cacca, ah! Sembra la cacca di mirtillo, sai, fatta di pappalletta! Ti prego, aiuto! Che schifo, amore, ho bisogno d'acqua, di qualcosa! Bevi il mio succo di pera! Amore, ma questo è acido, è peggio! Butta giù! Che schifo, mo sto coso! Allora... Non è male. Sembra tipo un po' l'interno. No, la Fiesta. Quell'altra come si chiama? No, la Kinder Delisa. Un po' da Fiesta c'ha. Solo che è molliccio. E dopo che ho visto un minuto da Marco. Viscido. Tu sai, mi sono attaccato qua. Una cosa dopo tremenda. L'ho visto vomitato dalla bocca di Marco nella busta. Non c'ho più coraggio a mangiarmelo perché la vomitata era così. Un attimo, tesoro, guardate questa parte, un attimo. Oh, mi ha fatto sudare sta cosa al cioccolato. No, ti giuro, devo togliere il lucido perché sono proprio unto. Non taglierò questa parte. Taglialo, mo, perché... Non la taglierò. Oh, mi ha fatto sudare, ti giuro. Schifa, mo. Ma io non capisco come sta gente si compra... Ah, il voto. Ah, mo? Vabbè, lo facciamo quando riprendiamo. Sono lucido? No. Ok. Che voto gli dai? 2. Io un 6. 6. Non era cattivo, sei te che l'ha vomitato. Amore, era tutto... Ma che c'entra che l'ho vomitato? Era proprio viscido. Era... Palatine classiche, per ripassare a bocca, perché tanto ci piacciono sicuro. Che carine, sono quelle tutte arricciate. Ma che sono normali? Ok. Non mi ha venuta. Buone. 8, 9, 10 è uguale, cioè sono palatine, sono buone. Vabbè, buone. Le patatine sono la mia vita, la tua un po' meno. No, buone, però mi piacciono tanto. C'è un'altra cosa. No, non ho capito. No, scema. In realtà anch'io sono amante delle patate, mi piacciono tutti i tipi, a parte quella cruda. Mi piacciono fritte, al forno, bollite. Quella cruda un po' meno. Quella vera un po' meno. Quella velosa. Buone, croccanti, io do 9. Dai, 9. Il 10 lo voglio riservare a qualcosa di top, sempre se hai comprato qualcosa di pazzesco. Ne dubito. Vabbè. Io direi, vabbè, visto che siamo in tema di salato. Altre patatine, perché? Panna acida e cipolla. No, amo, dai, te l'avevo detto, la cipolla no. Ma dai, te so. Ma io dico, ma se stasera... Ma fate le orecchie un secondo. Gira da mo. Non devi guardare. Ho comprato la cipolla fritta. Niente, ma hai detto una infatti cosa. Non ho sentito, però... Dai, mia, però te l'ho detto, la cipolla no. Prendi quello che ti pare, non la cipolla no. già sputato dentro, vabbè. No, comincia tu. Siamo insieme. No, comincia tu, amore. Insieme. Ma dai, devo assaggiarla per forza. No, questa è troppo grossa. Stasera a me ammazziamo qualcuno. No, ma io dico, ma se stasera troviamo qualcuno da, con cui pomiciare, cioè io devo avere la fiatella tutto il tempo. Ma dai, tesoro, ma che è? Panna acida, hai detto? Panna acida e cipolla. Vai. 1. 2. 3. 3.
Mamma mia, che... Che schifo, amore! È una cosa tremenda! Ma sputa pure tu! No, va bene. Mamma, io tra un po' preparo il Gaviscon. Io direi beve a rosa canina là. Ancora? A rosa canina, ah. Ma lo sai che cos'è la rosa canina? No. No. No, va bene. Che schifo sono sta panna acida. Io do uno. Mi è incollato pure al dente. Ti sei incollato? Al dente. Ma ti sei incollato tutto il dente. E che te devo dire? I denti grossi. Ma che c'hai questi denti? Ok. Ok. Rosa canina. Bevanda la rosa canina. Mm-hmm. La bevanda che abbaia. Io vomito. Ti giuro che vomito. Ma non possiamo berla dopo? Sì, perché non gliela posso fare, ma vomito veramente. Dopo il succo alla rosa canina. No, io ve lo giuro, vomito. Andiamo avanti. Oddio, attenta, sono cascate. Mettiamoli qua. Buttali proprio. Vabbè, dai, non mancano tante cose. Allora, mo, c'è una cosa a sorpresa per dopo. Mm-hmm. E quello era il pezzo finale. Quindi sono rimaste due cose. Ah, dici proprio il finale col botto? Sì, amo, finale col botto. Neanche voglio sapere che cosa. Finale corbotto. Ma tutto questo, sai che sono. Questi sono i miei, che sono buoni. Ti so, c'è una specie di rigurgito. Mi fa trutturu. Queste che sono? Caramelline? So, cioccolatini che dentro ci sta. Arancio. Limited edition, arancio e. Ma tu sei fissata con la cioccolata? C'è sempre mangia cioccolata. Ma che sto mangiando sempre cioccolata? Io ricordo a Natale sempre mangia cioccolata, i cesti, le cose, cioccolata, i tubi lunghi con dentro la cioccolata. Ti ricordi bene? Boh, vabbè. A Pasqua mi sono sfondata. Insomma, è durissima. Non ce la faccio. È buona, amore. Te lo giuro, non ce la faccio. Ecco. Sotto, sotto il tappeto. Amore, no, è tremenda. Come è tremenda? Aspetta, mamma mia, te so. Cioccolatini al latte, gusto arancia ripieni di caramello croccante alle mandorle. No, non mi piace. Ma dai, che l'hai prese? Sì. 9 io gli do. No, 1. Ma come 1? No, te so, peggio di quello che ho prima vomitato. Ma come 1? Tremendo. Ma come tremendo, amore? Amore, dentro me le sono comprate per casa. Senti tutte le palline nella bocca dure. Che veramente mi si sono infilate nei denti, non mi piacciono. Vabbè, ma l'ultimo è questo. L'ultimo non ufficiale. E parte rosa canina. Ah, dei biscottini. Ma che erano poi? Leggi un po'. Biscotti alle mandorle, 13 pezzi. Io ero convinta che erano col caramello, vabbè. Vai. Che giusto hai fatto? Niente, sta grattando. Ah. Prego. Ho detto il pacco di denti. Io comunque c'ho denti fragili. Chi? Io, perché non riesco più a rompere le cose. Buono. Ce la faccio mia, te lo giuro. Ma te lo giuro, non ce la faccio! Mi pare il roditore! Non ce la faccio! Non metti a vedere la sua faccia! Attiva, mo! Ma dai! Ma che gusti c'hai? Marco, che praticamente schifo. In questo video ho solo vomitato. No, ho sputato tutto. A me piace, Amo, comunque tu c'hai dei gusti strani, Ma senti chi parla? Fatti visitare da qualcuno perché ti piace tutta la merda, io te lo dico. In te no. No, io qualche cosa, ok, accettabile, ma sto biscotto è tremendo. Era buono, mo.
Ma che sa tipo di. Hai presente l'odore della poltrona un po' polverosa, un po' vecchia? Non vado dalle poltrone. Ma no, quando senti tipo l'odore un po' di vecchio, nelle case, nella una poltrona sporca, così sa tipo. Schifo. Sa di questo! Comunque Marco per descrivere cose ce la fa più ammalissimo, Amo, è vero. Vabbè. eh. Amorosa canina. Oddio. No, ma che lo mischi a quello che già c'è? Bevi. Buttiamolo. No, mo mi insuzzi il tappeto, bevi questo No, ma la goccetto. busta è Ma chiusa. che chiusa, bevi. Amo, e do, ma È c'è un goccetto, mica è un comunità. goccetto. Tanto sei stronza. Vai. Mischiamo tutto, vabbè. Sembra pomodoro. Perché guardi me? Versalo pure a te, va. Beviamo insieme. Prepara già la busta. Già lo so, raga. Se te sputo sul tappeto, mi ammazzi, me sa. Sì. Bea busta. Vabbè, Prendo la busta pure io. ma dai, che rosa canina era buona. No, la rosa canina in realtà è, mi sa, una pianta che depura, fa pure bene. Dai, beviamo. Uno, due, tre. Non è malaccio, non sa di niente. Pare tipo pesca. Ha un gusto Pesca e spento. sedano, No, pare. tesoro, ha proprio un gusto inutile, spento, non sa di niente. Vabbè, comunque l'odore è pessimo, cioè, raga, vi giuro, pare il pelato. E a pensare che voi avete odorato e state pelato e voi state per mandare giù Vuol dire pelato? Ah, di il pomodoro. sugo, la Ma lo sa di passata. cosa? Sai, presente quando tu stappi la bottiglia, sa tipo di tappo. È un sapore così, di tappo. Schifo. Manca Licanio. Oddio, tieni. No, Amore, ma solo l'ultima cosa. prima, mi aspetta. Io prima, ma l'ultima cosa è schifosa. No, comunque devo un attimo prendere il Gaviscon perché sento veramente un po' d'acidità. Dove pure tu? No, ma hai preso sto capisco È il che gas protettore. è. Io lo bevo un attimo perché c'è un'acidità con quel cosa alla pera acido, con quei biscotti schifosi. Ma se beve. È denso, è tutto bianco. Ah, e No, di che sa? vuoi vedere mentre lo faccio? No, no. Guarda. Sedimento, ma che vomiti? È buono. Ecco fatto. Stavolta non vi chiederò di mettere un like per Marco, un like per me, per il coraggio. No, tesoro, il coraggio che ho avuto io a mangiare tutte queste schifezze. Allora, mo, chiudi gli occhi. Dai, che cos'è? Me lo Te lo dici? metto. Te lo metto in mano. Tesoro, io me ne vado, Ti eh. metto il prodotto, l'alimento in mano e tu senti che cos'è, ma devi avere gli occhi Ah, chiusi. chiudo gli occhi? Ok. Però tienili chiusi, eh. Niente, volevo provare a fare zoom col telefono, non si fa dare il flash interno. Aspetta che lo faccio vedere a loro. Mia, ti prego. Allora, tu devi indovinare che cos'è. Allora, questo è un barattolo. Che ci Sembra può tipo. essere dentro? Sembrano tipo le coppe quelle dei gelati. Tipo la Quindi coppa tu del immagini un bel nonno. gelato? Sì, tipo la coppa del nonno. Dai, mia, se mi stai tipo prendendo in giro, stai Non facendo te facce sto di più in strozzo. giro. Allora, aspetta, lo apro. Cioè, ti levo Mia. la protezione così poi tu senti l'odore e provi a Se indovinare si che tratta di cos'è. animali, di Ma cose, che t'ammazzo. animali? Ti pare che l'Ikea ci Ti stanno prego, animali? tipo Ma che cavallette. cavallette? Mia, ti prego. No, mo, aspetta, si apre da qua. Vedi. Ma che, amore, qualche Ma animale? che animale? Che io sto così vicina. Madonna che puzza, ma che è tipo cipolla? Ma che Cipolla è? Amore, ma che fritta. sono insetti? Come fai cascare? Ma sono No, insetti? è cipolla fritta, mo c'è No, scritto. no, tesoro. Taglia, fai quello che ti pare. Io sta robaccia non la mangio. Cipolla fritta, olio di No, palma, tesoro. farina di frumento, sale. No, no, tesoro, te l'ho detto. Te l'ho detto al telefono. Io la cipolla non la Amore. mangio. Se no, me lo vede pure uno. E dai, tesoro. Ma più io. Dai, mi puzza pure la bocca. C'ho una fiatella proprio una settimana con sta cipolla. Già tempo fa ho assaggiato un pezzetto di cipolla. Sono stato 10 giorni con la puzza nel naso. Perché poi quando tu mangi l'aglio e la cipolla, la puzza la senti nel naso. Ti rimane. No, tesoro.
Vai, mo mangiamo. Fai qualcosa che ti metti che ci mangiamo. Ma non posso, dai. Non le puoi deludere. Non ti puoi inventare che mangio qualcos'altro. Non le puoi deludere. Ma che cazzo le puoi deludere? Ci stanno a guardare. Ho capito, però tu fai qualche magia e noi ci mangiamo, che ne so, una cioccolata, qualcosa di strano. Non si può fare magia, è tutto in diretta, non ci stanno tagli. Mamma, ma la cipolla è tremenda. Lo so. Ma poi sembrano proprio insetti. Amo, vermicini. Immagina, che ho preso il Gaviscon. Amo. No, no, ti prego, inizia tu. Raga, sono vermi. Guardate, vermi. Perché questo silenzio? Non so, aspetta che prendi la cosa. Io preparo proprio la busta, la metto proprio qua. Guarda se mi fai cascare la cipolla addosso, eh. Vabbè, prendiamone un po'. Ah, l'hai presa un bel po'. E vabbè, tesoro, le cose vanno fatte bene, però. Ah, adesso che casca. La casca. Vai. Uno, due, tre. Che schifo, mia! Ma schifo! Ma è tremenda sta cipolla! No, l'ho buttato addosso! Dai, è proprio tremenda sta cosa! Brucia pure, a te non ti brucia la bocca? No, a me si incattrano i denti e poi mi sento il sapore più a lungo, persistente, perché faceva la lingua. Mamma mia, io mi sa che mi devo prendere pure il bioghettasi. Ce l'hai? Forse. Sto sputando. Che puzza sta cipolla. Non c'è tipo delle salviette? E dopo, amore. Vabbè. Ma gli avevamo dato il voto ai biscotti? No, ci sono dimenticati. Boh, per me sono buoni, in sette. No, no, quelli uno. Ah, forse gli avevi dato. La cipolla zero. Uno. Se vi piace è buona, se non vi piace è uno. No, tesoro, è tremenda, sembrano insetti proprio. Cioè, io quando l'ho messa in bocca ho sentito tipo il movimento degli insetti. Il formicolia, te lo giuro, tutto così ho sentito. Come? Poi l'ho sputato, quindi è durato poco. Poi che puzza. Senti che puzza. Che schifo. Quindi niente. Quindi? Secondo te qual è stato il prodotto peggiore? La cipolla fritta, gli insetti di cipolla. Ma io dico, ma c'è gente che da Ikea compra sta robaccia. Non lo posso dire. Cioè, ma dai, prego. Mamma mia, che schifo. Per me il peggio mi sa che è stato questo. Sapeva di spinacio. Sì, sì, duro. Che poi, cioè, gli spinaci vi mangio, ma insomma, mangiate il pane che sta di spinacio. Che poi abbiamo cominciato con tutte cose abbastanza decenti, alla fine. Boh, a me faceva schifo tutto già da subito. Diciamo che queste cose la scelta è mia. Mo, io ho preso quello che c'era, perché c'era niente. Comunque le liquirizie e queste salate non sono male. A me sono piaciute. E niente, dopo 33 minuti di ammorbamento, perché vi abbiamo ammorbato 33 minuti di video, noi vi salutiamo. Fateci sapere se questo video vi è piaciuto, mettete un like per Marco e un like per me, perché ho sopportato Marco. No, perché io ho sopportato Mia. I suoi sgomitamenti live in diretta. Penso che appena Mia chiuderà il video mi strozzerà, perché ho tipo riempito il suo tappeto di sputi. Sì, in effetti prima è partito vita. Tipo qualcosa che non ho capito patatine, che era. Vabbè. Però vabbè, il mio povero tappeto. E niente, fateci sapere se avete assaggiato mai queste cose, perché comunque le vendono da Ikea, quindi cioè sono cose che possono reperire tutti. Fateci sapere se avete assaggiato qualcosa, che voto gli date e qual è il vostro prodotto preferito e qual è il vostro prodotto non preferito di quelli che abbiamo assaggiato. Noi vi mandiamo un grosso bacio e niente. Io vi dico una cosa mia per concludere. Per quanto mi sono agitato, ho perfino sudato, guarda che ho combinato. Ciao ciao. Considerate che lui si era vestito tutto carino con la camicetta. Io sapevo già che avrei svomitazzato, quindi mi sono messa vestita un po' molto cessa. Vabbè, tesoro, la prima volta che facciamo un video insieme devo andare decente. Sembro tipo uno studente tipo di quei college londinesi. Guarda, con il collo abbottonato, tipo con l'occhialetto così.
No, così pare Nobita de Doraemon, però vabbè. E niente, noi vi salutiamo, grazie di aver visto il video, fateci sapere nei commenti quello che vi pare. E niente, se alla volete prossima. Altre challenge con Marco, scriveteci la challenge e fatemi sapere soprattutto se è sì o no. Ciao ciao!